Martedì 5 marzo, terzo appuntamento di Cinetica al Cineporto di Bari. La proiezione del bel film di Jacques Audiard è stata preceduta dal monologo di Michele Stella, liberamente ispirato al drammaturgo Harold Pinter. C'era scritto che una giovane studentessa si reca nell'ufficio del suo professore. Si siede alla sua scrivania e gli passa un biglietto che lui apre e su cui legge: alle ragazzine piace essere sculacciate. Ma ho perso quell'articolo. Ho perso tutta la rivista. E non ricordo il seguito. Non so neppure se sia una storia realmente accaduta o semplicemente inventata. Questa assoluta ignoranza che trovo è chiaramente la strada che porta dritto alla follia. Quello che voglio sapere è semplice. Ma la ragazzina alla fine è stata sculacciata, eh? Se così fosse, vuol dire che includeva anche se stessa in quella offerta collettiva. Ma se includeva anche se stessa in quella offerta collettiva, ne ha tratto vantaggio, eh? Vuol dire che era anche lei una di quelle? Era o era anche lei una di quelle a cui, secondo la sua affermazione, piace essere sculacciate? E se così fosse, è avvenuto? Eh? È avvenuto lì, nell'ufficio del suo professore? Oh no! E il professore? Che tipo di professore era? Che materia insegnava? Ha sottoposto la sua affermazione ad un serio esame critico? Eh?
l'ha trovata una improbabile generalizzazione? O ha provato in qualche modo a verificarne l'autenticità? Ad esempio, ha detto: venga, venga, si metta qui sulla mia scrivania, pancia sotto, faccia voltata. E appuriamo insieme se c'è o meno un fondamento in questa sua affermazione. O magari ha semplicemente raccomandato alla giovane studentessa di avventurarsi sempre con molta cautela nei pericolosi meandri delle affermazioni in genere, ovviamente nell'interesse della scienza. Il guaio è che ho perso quella rivista. Ho perso tutto l'articolo e non ricordo come questa storia o brano autobiografico siano andati a finire. Si sono innamorati? Si sono sposati? Hanno messo al mucchio un mucchio di bestioline? Un uomo? O una donna? O un uomo e una donna hanno scritto la storia di una giovane studentessa che si reca nell'ufficio del suo professore. Si siede alla sua scrivania e gli passa un biglietto che lui apre e su cui legge: alle ragazzine piace essere sculacciate. Milioni e miliardi di ragazzine di cui non aveva mai sentito parlare. Milioni e miliardi di ragazzine che potevano addirittura vivere dall'altra parte del pianeta. A cui, così, senza farla troppo lunga, piace di essere sculacciate. Oppure poteva trattarsi di ragazzine nate a Cock Fosters o che studiano letteratura americana all'università di East Anglia, che le avevano detto in confidenza, trasmanie di un'innocenza inaudita, che a loro tutto sommato piace più di ogni altra cosa essere sculacciate. Oppure poteva trattarsi del risultato di una lunga, completa e approfondita ricerca che aveva dignitosamente intrapreso e che aveva dignitosamente concluso. L'amo tantissimo. Per me è una donna meravigliosa. L'ho vista una volta, eh?
Ecco, lei mi ha guardato e mi ha sorriso. Io l'ho guardata e le ho sorriso. Poi si è infilata anche Giante in un posteggio per taxi. Ha dato le indicazioni all'autista. Ha aperto la portiera. È entrata. E ha richiuso la portiera. E poi il taxi è partito. Non l'ho mai più rivista.